Bene, allora io volevo cominciare a prendere la parola per primo per introdurre questo tempo che abbiamo insieme. Intanto ringraziamolo di essere qui così numerosi, è un grande segno di attenzione per i temi che affronteremo anche nel nostro discorso, come affrontato nei nostri libri. Mi fa moltissimo piacere quando si dice, una volta si dice che in Italia non c'è molta coscienza, molta sensibilità per questi problemi, è una menzogna e la smentita siete voi. La prova siete voi. Di che cosa dobbiamo parlare? Come avete visto dal programma di questo straordinario festival della letteratura, per cui Mantova va giustamente fiera, e che una delle manifestazioni, delle prove, anche per la presenza di tanti volontari, per la lunghezza, la durata di questa iniziativa, per la presenza di tante persone, una delle prove del crescente interesse per la cultura nel nostro paese, nel programma voi vedete che si dovrebbe parlare, dovremmo parlare, di fatto parleremo, di due libri recenti, uno di Tommaso Montanari e uno mio. Questi due libri, di cui dirò ora il titolo, hanno molto in comune. Non sono affatto due libri identici, non si sovrappongono, non si ripetono, sono due libri diversi, come siamo diversi noi, ma sono due libri che si somigliano e hanno una parola in comune nel titolo. Il libro di Tommaso Montanari si chiama Le pietre e il popolo ed è questo libro di Minimum Fax, Restituire ai cittadini l'arte e la storia della città italiana, è il sottotitolo. Il mio libro, che è un libro Einaudi, si chiama Azione Popolare, Cittadini per il Bene Comune. Cosa accomuna questi due libri se non la parola popolo? Azione Popolare, popolo. C'è qualcosa in questi libri che li accomuna. Prima di provare a spiegare che cosa, vorrei dire anche che dopo questi due libri, che sono usciti abbastanza vicino l'uno all'altro, ne è uscito uno, un altro libro Einaudi, curato da Tommaso Montanari, dove c'è però anche un articolo, un saggio di Alice Leone, un saggio di Paolo Maddalena e un saggio mio, che si chiama Costituzione incompiuta, arte, paesaggio, ambiente. Vorrei che vedeste, forse si vede almeno nelle prime file, che cosa c'è qui nella copertina. Nella copertina c'è questa, come si chiama, Italia all'asta di Luciano Fabbro. È un'Italia all'asta nel senso letterale, perché è un'Italia ritagliata, una sagoma dell'Italia in una specie di asta, ma vuol dire Italia all'asta perché nasce all'interno di una preoccupazione che è quella che il nostro paese vada veramente, letteralmente all'asta, che con lo smontaggio dello Stato, con lo smontaggio della presenza pubblica sul terreno dei beni culturali, sul terreno della tutela, il nostro paese venga non solo venduto ma svenduto pezzo a pezzo, e a una tradizione di tutela dei beni culturali e del paesaggio si sostituisca, come sta accadendo in modo strisciante ma sempre più violento, una continua svendita del patrimonio pubblico. Perché allora parlare di popolo? Perché parlare di azione popolare? Perché nella concezione che la nostra Costituzione ha radicato, dovrebbe aver radicato nella nostra coscienza, e che comunque ha posto alla base dell'ordinamento giuridico, e dovrebbe essere anche la base dell'ordinamento morale, e dovrebbe essere anche la base dell'ordinamento politico di questo paese, c'è un'idea di popolo che coincide tendenzialmente con l'idea di cittadinanza. Questo è quello che accomuna il nostro discorso quando parliamo di popolo in contesti che lo ripeto non sono identici, ma si somigliano molto. Che cosa vuol dire parlare di patrimonio culturale, di paesaggio, di patrimonio di una città come Mantova, o come tutte le città italiane, di un paesaggio come quello che circonda questa città, ma come quello che circonda le altre città italiane, paesaggi che sono continuamente a rischio. Voi sapete quali attentati delittuosi siano stati recentissimamente tentati contro il paesaggio intorno a Mantova. Voi sapete che sull'altra sponda del lago inferiore, di fronte a questo castello, dovevano sorgere orridi condomini che sono stati fortunatamente bloccati all'ultimo momento. Voi sapete quanto
questo nostro patrimonio così prezioso del quale continuiamo a vantarci sia a rischio. Allora, di fronte a tutto questo dobbiamo ricordarci che la ragione per la quale questo patrimonio va difeso non è la difesa del passato, non è una ragione estetica, non è una ragione esclusivamente di gusto, è una ragione di sovranità. Il titolo del mio piccolo saggio, del mio libro Costruzione Incompiuta, è A titolo di sovranità. La nostra Costituzione dice che il popolo è sovrano perché ha ereditato la sovranità che una volta aveva per diritto divino, come si credeva, come essi stessi a volte credevano, come si credeva sempre meno, i sovrani di un tempo, quel diritto divino, quel diritto divino, per volontà di Dio, non ce n'è più, i sovrani siamo noi, e se noi siamo i sovrani, il patrimonio pubblico è per noi, e il patrimonio pubblico deve essere in funzione della cittadinanza. Questa è l'idea dei nostri due libri, questa è l'idea della Costituzione, che spero che parleremo, questa è l'idea della tutela. Vorrei dire ora, per cominciare, due parole invece che riguardano proprio il libro di Tommaso Mantovani, Le pietre e il popolo. Spero che molti di voi lo abbiano già letto, spero che tutti quelli che non lo hanno già letto lo leggano molto presto, perché è un libro appassionato, è un libro intenso, è un libro pieno di dati, pieno di storie, è un libro pieno di racconti documentati, è un libro che si occupa di tante cose, si occupa di tante città, si occupa soprattutto di Firenze, della città in cui vive, ma si occupa anche di altre città italiane. È un libro che si occupa di personaggi molto alla pace, molto crescenti nella situazione presente dell'Italia, per citarne soltanto uno, Matteo Renzi, e se ne occupa contestando molto duramente delle scelte che il sindaco di Firenze, in quanto sindaco di Firenze, ha fatto sul fronte del patrimonio culturale. Ma la cosa che vorrei dire è che questo libro, pur essendo così ricco di dati, non è un libro contingente, non è un libro che abbia a che fare con delle polemiche spicciole, è un libro che riguarda, che parlando di che cosa è successo e del perché non doveva succedere, del perché non era giusto che so io, per citare il sindaco di Firenze, non era giusto che il Ponte Vecchio venisse chiuso per una cena di Montezemolo, perché il Ponte Vecchio è di tutti e non dei ricchi, ma è di tutti, parlando di queste cose ci pone degli interrogativi sul nostro patrimonio. E vorrei dirlo leggendovi una citazione di questo libro, le parole di Tommaso Mantovani. Il valore civico dei monumenti, scrive Mantovani, è stato negato a favore della loro rendita economica, e cioè del loro potenziale turistico. Lo sviluppo della dottrina del patrimonio storico e artistico come petrolio d'Italia, nati negli anni di Craxi, ha accompagnato la progressiva trasformazione delle nostre città storiche in luna park, gestiti da una pletora di aridi usufruttuari. Le attività civiche sono state espulse da chiese, parchi e palazzi storici, in cui ora si entra a pagamento, mentre i mobili monumentali vengono alienati a privati che li chiudono e li trasformano in attrazioni turistiche. Come in un nuovo feudalesimo, le nostre città tornano a manifestare violentemente i rapporti di forza economici, la traduzione visiva del bene comune a rappresentazione della prepotenza e del disprezzo delle regole. Il primo sintomo di questo letale processo è la metamorfosi della funzione culturale del patrimonio e della scienza che ci permette di conoscerlo, la storia dell'arte, per esempio, dell'industria delle mostre. Allora, il vero tema di questo libro è qual è il rapporto fra la tutela del patrimonio e la cittadinanza. Abbiamo nella nostra Costituzione lo straordinario articolo 9, straordinario perché è stata per la prima volta la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, scritta dalla Costituente negli anni terribili ma pieni di speranza dell'immediato dopoguerra, l'articolo 9 della Costituzione segnava una svolta memorabile che rifondava di fatto il rapporto tra cittadinanza e patrimonio, cioè dava al patrimonio culturale il ruolo di rappresentanza dei diritti civili,
dava al patrimonio culturale, dava e dà al patrimonio culturale un ruolo preciso, un posto preciso nell'orizzonte dei diritti del cittadino. La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica e tecnica, dice l'articolo 9. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ricerca, tutela, cultura legati in un punto solo. Per la prima volta in una Costituzione moderna queste cose venivano dette fra i principi fondamentali dello Stato. Costituzioni molto più antiche, costituzioni nobilissime, cito quella americana e quella francese, non hanno mai avuto e non hanno fino ad oggi un principio di questo genere. Costituzioni come quelle di altri paesi del mondo, il nostro articolo 9 è stato copiato da una ventina di stati in giro per il mondo, dopo di noi abbiamo nella nostra Costituzione questo elemento che fa parte del nostro, della nostra storia, del nostro patrimonio. Questo articolo lo abbiamo e lo stiamo dimenticando. Allora l'idea, quello che noi vorremmo ricordarvi attraverso questi nostri libri, in modi, come ripeto, diversi, anche attraverso il dialogo che stiamo avendo qui, vorremmo ricordarvi che fra i privilegi dell'essere italiani c'è una Costituzione con l'articolo 9. Quando ho conosciuto Salvatore Settis non avrei mai pensato che un giorno mi sarei trovato su un palco come questo di fronte a voi a parlare di temi come questi. L'ho conosciuto nel 90 quando sono entrato alla scuola normale pensando di studiare la storia dell'arte per tutta la mia vita e basta, e Salvatore Settis era uno dei professori più, come dire, noti, austeri, incuteva una certa soggezione. In quegli anni era stato anche direttore dell'Istituto di Ricerca del Getty a Los Angeles. E uno si può chiedere, com'è possibile che un professore che ho conosciuto bellissimi corsi su Abibardo, sui sarcofagi romani, su temi prettamente di ricerca storiografica, archeologica, storico, storico-artistica, perché una figura come quella di Salvatore Settis a un certo punto della sua vita scrive un libro come Azione Popolare, Cittadini per il Bene Comune? Perché una figura come quella di Settis a un certo punto scrive su Repubblica, o lo vediamo in televisione da Fazio? Perché? Qual è il meccanismo? Credo che un'occasione come il Festival di Mantova serva anche a riflettere su alcuni dei ruoli, delle figure della nostra vita culturale, della nostra vita civile. La chiave sta all'inizio di Azione Popolare di Settis, ed è una frase che ricorre molto spesso in questo libro. Indignarsi non basta. Sono le prime parole del libro. Indignarsi non basta. Che cosa bisogna fare dopo essersi indignati? E l'indignazione è una condizione ineludibile per un cittadino italiano del 2013 che abbia un minimo di senso del bene comune, del bene pubblico. Siamo in molti ad essere indignati. E poi, quando ci siamo indignati, che cosa possiamo fare? Indignarsi non basta. Dopo, dice Settis, bisogna agire in prima persona. Bisogna ricordarsi che siamo, prima di qualunque altra cosa, cittadini, come diceva. Prima di essere uno storico dell'arte, un archeologo, siamo un professore. Mi devo ricordare di essere un cittadino e a questo punto agire in prima persona. Agire in prima persona per uno storico dell'arte, per un archeologo, per uno studioso, non vuol dire solo, e già sarebbe tanto, uscire dalla propria biblioteca, accorgersi che la torre d'avorio metaforica semplicemente è crollata. Noi studiamo il patrimonio, non possiamo studiare un patrimonio chiuso. La Camera degli Sposi è chiusa da troppo tempo perché mancano soldi che non si vogliono trovare in bilancio per la storia culturale. Se Salvatore Settis vuole studiare Mantegna, trova la porta chiusa, che cosa fa? Studia un'altra cosa. In genere si fa così, ci si dedica a qualcos'altro, si chiudono tutte le baratie che separano la vita intellettuale dalla vita reale, il professore o lo studioso dal cittadino. E questo è una delle cause, non ultime, dello scollamento fra ricerca e cittadinanza, laddove proprio l'articolo 9 le vuole mettere insieme. Cultura, conoscenza, ricerca, patrimonio e paesaggio stanno insieme, perché il paesaggio non è lo svago dei ricchi la domenica pomeriggio, è uno strumento di creazione della cittadinanza, dell'eguaglianza democratica.
Allora, uno storico dell'arte che, come sempre, si matura questa convinzione, tornando dall'America e trovando un'Italia berlusconizzata, un'Italia con la Lega al governo, quindi immagino che sia un po' sotto shock per questo, come dire, cambio di prospettiva dopo alcuni anni trascorsi negli Stati Uniti. Che cosa può fare? Può occuparsi del patrimonio, certamente, può occuparsi dell'arte, può per esempio provare a lottare perché la competenza e non l'appartenenza politica tornino a governare il patrimonio. E lo dico in un paese in cui, non so, Venaria Reale è affidata all'ex direttore del TG1, che era direttore del TG1 perché è vicino a Comunione Liberazione, in cui il Maxi, il problema è bipartisan, in cui il Maxi è presieduto da una delle più scialbe figure di ministro dei beni culturali degli ultimi anni, per ragioni puramente notiziatorie, in cui la fondazione, la biblioteca Canova Ossagno, quella che promuove mostre che distruggono i bassorilievi di Canova, è presieduta da Giancarlo Galan, ex ministro per i beni culturali, il cui consigliere Marino Massimo De Caro, nominato direttore della Biblioteca dei Girolamini, con nulla osta del ministero diretto da Galan, quando era ministro Galan, ha svaliggiato e saccheggiato la Biblioteca dei Girolamini e 11 volumi sono stati trovati a casa di Marcello Dell'Utri, suo capo politico, perché lui era del movimento del popolo. Oppure potrebbe impegnarsi perché, non so, il Museo Egizio non venga presieduto, la Fondazione dell'Egizio, prima da un membro cadetto di una famiglia reale italiana, quella degli Agnelli, e poi dalla moglie del presidente di Telecom Italia. Allora, uno può fare queste cose, certo, ma forse questo non basta, e Settis in questi anni ha capito che occuparsi solo dell'arte, dell'ambiente, del paesaggio solo non basta. Se voi seguite i libri di Salvatore Settis, Italia S.p.A. contro la vendita del patrimonio voluta da Tremonti, primo governo Berlusconi, che non è andata in porto anche per l'opposizione di Settis e di molti altri, non di molti altri, tra gli intellettuali di pochi altri, di molti altri tra i cittadini. Poi c'è stato il paesaggio, Costituzione Cemento e poi Azione Popolare. È come se questo cammino intellettuale avesse chiarito, in primo luogo all'autore e poi un po' a tutti quelli che leggono i suoi libri, che non si può difendere la Costituzione a pezzi. Non si può, non è possibile che uno storico dell'arte difenda solo l'articolo 1. La Costituzione va difesa tutta insieme. I diritti della persona non si possono fare a pezzi. Il diritto al paesaggio, alla cultura, all'ambiente sono profondamente legati al diritto alla salute, per esempio, al diritto all'istruzione. In gioco c'è la democrazia. E il messaggio più forte che arriva da Azione Popolare è quello che diceva Calamandrei: lo Stato siamo noi. E questo è un messaggio fortemente impopolare. Giochiamo sulle parole. Il messaggio di Azione Popolare, per certi versi, in certi ambienti, è impopolare. Che lo Stato siamo noi è qualcosa che quasi non si può dire. Eravamo insieme poche settimane fa quando abbiamo sentito la vicepresidente del Senato, Linda Lanzillotta, dire che il problema principale della Lega è che è statalista. Ora, di una forza che ciascuno può giudicare come vuole, ma che io giudico eversiva, razzista, anticostituzionale, dire che è statalista mi pare curioso. Lo Stato... Tre volte l'ha detto, tre volte in un intervento di 10 minuti. Quindi lo penso. Ma immagino che sì. Il problema della Lega è che è statalista. Lo Stato è il male. L'attuale sottosegretaria ai beni culturali, ex presidente del FAI, Ilaria Borletti Buitoni, che è entrata in politica e è salita, come dice, molto in politica, dopo aver offerto al suo partito una donazione di 710.000 euro, è diventata capolista in Lombardia e col Porcellum, questo vuol dire essere eletti, cioè nominati purtroppo in Parlamento, e poi diventa sottosegretaria ai beni culturali e va in quel posto giurando sulla Costituzione, dicendo che la soluzione per il patrimonio è abolire l'impegno dello Stato. Il problema è lo Stato, la soluzione sono i privati. Anche dall'altra parte, secondo me, ci sono dei pericoli per lo Stato, anche da sinistra. Io non sono del tutto d'accordo con la piega che sta prendendo il discorso sui beni comuni, per esempio in certe sfumature del discorso di uno studioso, di un giurista comunque stimabile come Ugo Mattei, cioè l'idea che anche da quel punto di vista lo Stato sia inservibile e che i beni pubblici si debbano sostituire ai beni comuni con delle autogestioni fuori della legge e fuori della Costituzione. Io non credo neanche a questo, io credo che dobbiamo lottare fortemente perché se lo Stato siamo noi, questo Stato lo possiamo cambiare, perché così non funziona.
possiamo lottare per cambiarlo, invece che gettarlo in un cantuccio e inventarci qualcos'altro, qualche altra strana formula. È quello che dice Sentis in Azione Popolare. L'azione popolare non è una protesta, è il contrario, è l'assunzione di una responsabilità in prima persona. Ci vuole fatica, perché vuol dire esercitare la sovranità, riportando il bene comune al centro del discorso pubblico. Come si fa? Io credo che lo si faccia, ci si possa riuscire, per esempio, se chi fa il nostro lavoro, cioè, come dicevo all'inizio, chi studia, chi fa ricerca, chi scrive, pensa che faccia parte di questo lavoro anche prendere parte al discorso pubblico ricordandoci di essere cittadini. C'è un episodio della nostra storia che chiarisce, credo bene, che cosa provo a dire. Alla fine del Seicento, nella mia Firenze, l'uomo più ricco della città decise che poteva privatizzarsi, diremmo oggi, attraverso, diremmo ancora oggi, la valorizzazione, una fetta del patrimonio culturale. Questa fetta del patrimonio culturale si chiamava la Cappella Brancacci. La Cappella Brancacci, tutti voi sapete, è il luogo dove Masaccio, con un lieve ritardo su Brunelleschi e Donatello, fonda la pittura del Rinascimento. La Cappella Brancacci sembrava alla fine del Seicento un po' vecchiotta, e il marchese Peroni, che era un signore che aveva fatto tutti questi soldi trasportando schiavi con le sue navi dall'Africa all'America centrale, ne aveva trasportati 35.000, e il premio fu che il pio e timorato di Dio Cosimo III, granduca, lo fece marchese. Allora il Peroni decise che gli mancava questa legittimazione sociale solo una cappella, e decise che voleva la Cappella Brancacci e che avrebbe distrutto Masaccio, Filippino Lippi, Masolino, per modernizzarla. Di fronte c'era la Cappella Corsini di Giovan Battista Foggini, bellissima cappella barocca, sono proprio le cose che studio io, il barocco romano. Foggini è un artista fiorentino, ma si forma a Roma con Bernini. I frati del Carmine dicono, come dicono moltissime persone oggi, ma insomma che male c'è, ci dà un po' di soldi. Vabbè, questo Masaccio lo facciamo a pezzi, lo affettiamo e lo portiamo, lo facciamo vedere da qualche altra parte del convento. E trovarono degli artisti, come oggi trovano molti esperti, che in cambio di soldi scrissero che, insomma, Masaccio non avrebbe avuto nessun problema. Perché la Cappella Brancacci c'è ancora? Perché insorse il popolo dell'Oltrarno, il quartiere del Carmine a Firenze, che è tuttora, nonostante l'alluvione e molte cose, un quartiere popolare. In piazza del Carmine oggi Matteo Renzi vuole scavare un parcheggio di fronte alla Brancacci, mettendo a rischio Masaccio, e volendo vendere i posti auto a una cifra che gli abitanti del Carmine non si possono permettere, e questo innescherebbe naturalmente quel processo che sta devastando Firenze come Venezia, cioè l'esodo dei cittadini, la trasformazione della città in una parca. Allora i cittadini dell'Oltrarno insorsero, fecero, dice una fonte della fine del Seicento, una lega contro il minacciato vandalismo, un'azione popolare. Questa azione popolare non avrebbe avuto successo se insieme ai cittadini dell'Oltrarno non ci fossero stati quelli che oggi chiameremo gli intellettuali, gli studiosi, gli eruditi, gli esperti. Chi furono? I membri dell'Accademia del Disegno, conoscitori, intendenti, artisti, che si misero insieme ai cittadini dell'Oltrarno, li aiutarono a scrivere, impararono da loro e insieme insegnarono, e insieme riuscirono ad andare dalla, diciamo, dal volto disponibile del potere, che spesso è un volto femminile, Vittoria della Rovere, la mamma del Granduca, e Vittoria della Rovere, dice questa fonte della fine del Seicento, con una saldissima colonna, impedì che alla Cappella Brancacci fosse fatto alcun male. Poi il marchese Peroni, naturalmente, fu seppellito con tutti gli onori nel luogo più sacro di Firenze, accanto al tempietto della Santissima Annunziata. La banda della Magnana non ha inventato nulla. Questo grande schiavista sta accanto alla Santissima Annunziata, ma il cardine più sacro. Solleciti del bene comune, che non era il pane, alla fine del Seicento a Firenze non si stava neanche bene, era Masaccio, che era sentito importante non per il loro passato, per il loro futuro, e lo difesero insieme a chi? Insieme a quegli intellettuali che allora non tradirono e si schierarono dalla loro parte. Questa è la stessa storia che si legge in un libro come Azione Popolare. Queste ultime parole di Tommaso Montanari sono forse le più importanti. Noi non stiamo parlando di passato, stiamo parlando di futuro. Stiamo parlando di futuro, e il futuro non può essere un futuro che prescinda da quello che noi abbiamo già. Chi di noi, chi di voi rinuncerebbe alla memoria dei primi 10 anni di vita, dei primi 20 anni di vita,
per quelli che ne hanno qualcuno di più, che di noi butterebbe via tutto quello che abbiamo fatto nella prima parte della nostra vita. Buttare via il nostro patrimonio, svenderlo, privatizzarlo, dire che appartiene soltanto ai privilegiati e poi buttare via un pezzo di noi stessi. Quindi parlare del patrimonio vuol dire parlare di un progetto di futuro. Due parole sul titolo di questo mio libro, Azione Popolare. È un titolo che può far pensare, qualcuno lo ha detto e scritto nelle recensioni, a un libro populista, perché la parola popolare si teme da questo punto di vista. Io invece vorrei spiegare perché ho intitolato questo libro. La Actio Popularis, il titolo è, non si vede ma è in latino, Actio Popularis è un'istituzione dello Stato romano, è un istituto del diritto romano. Actio Popularis per il diritto romano si definisce molto semplicemente così: è il diritto del singolo cittadino o di cittadini associati fra loro di agire contro lo Stato in nome dello Stato, cioè di dire voi state facendo questa cosa, quello che voi fate è contro il pubblico interesse, io come cittadino ritengo di saperlo e io protesto contro quello che il magistrato, il console, il questore sta facendo. L'idea è che il cittadino singolo, quis quis de populo, dicevano i latini, un qualsiasi membro del popolo, cioè un qualsiasi cittadino, possa ritenersi il portatore di interessi comuni, il portatore di un bene comune e come tale protestare contro delle cose che si facevano in nome di interessi privati, di interessi singoli. Questo è il senso di Azione Popolare. Il senso di Azione Popolare è ritenere che possiamo noi, in quanto cittadini, rappresentare un interesse comune, provare a rappresentare un interesse comune. Gli italiani, e questo lo si legge in uno dei luoghi comuni, siamo tutti, abbiamo scarso senso dello Stato, siamo contro lo Stato non ci piace. Secondo alcuni piace di meno ai meridionali, come io sono, secondo altri piace di meno ai settentrionali, ma secondo tutti piace poco agli italiani. Da un lato questa idea, dall'altro quella di Della Vandalelli, lo Stato siamo noi. E che qui parliamo di due concezioni diverse dello Stato. Può esserci uno Stato persona, che è qualcosa che si ha di sopra di noi, che prende il posto degli antichi sovrani, una forza cupa, oscura, fatta di burocrazia, di potere, di politici che ragionano nelle segrete conventicole, nelle camere chiuse, che trasformano la Costituzione in piccoli comitati, come sta accadendo in questo momento mentre noi stiamo parlando, persone che lavorano sulla base dei loro interessi privati e che rappresentano lo Stato perché lo hanno preso in mano e lo governano. Quello Stato non siamo. E c'è lo Stato comunitario, lo Stato dei cittadini, lo Stato di cui tutti facciamo parte e lo Stato in cui la sovranità appartiene a noi. Queste sono due concezioni opposte dello Stato che hanno una storia molto lunga, che ho cercato in questo libro in parte, in piccola parte, da non giurista, di tracciare lo Stato comunità contro lo Stato persona per una riaffermazione dello Stato comunità. Perché dobbiamo ricordarci, io credo, che l'interesse comune non è qualcosa di astratto, è qualcosa di preciso e noi abbiamo un'arma per usarlo. E vorrei dire, vorrei qui dare qualche indicazione, nella nostra Costituzione il collante che lega tutta la Costituzione è il bene comune del Paese, inteso nella sua interezza, il Paese uno è indivisibile, dell'articolo 5, non il Paese già diviso della Lega che secondo la vicepresidente del Senato Linda Lanzillotta sarebbe stata vista. L'espressione bene comune nella Costituzione non c'è, eppure il principio ordinatore della Costituzione è il bene comune. Vi vorrei soltanto leggere alcune formule che la Costituzione usa per parlare di bene comune. Parla di interesse della collettività, articolo 32, di interesse generale, articoli 35, 42, 43, 118, parla di utilità sociale, di fini sociali, articolo 41, funzione sociale, utilità generale, pubblico interesse. Sono varie espressioni convergenti che designano il bene comune, visto da vari punti convergenti. E questo orientamento sul bene comune è questo che guida l'interpretazione della Costituzione. Vi do un esempio di quanto la nostra Costituzione
Costituzione sia stata lungimirante. Nella Costituzione, nello stesso articolo 9 che vi ho prima recitato, non si parla di ambiente. La parola ambiente non c'è. Perché? Perché nel 47, quando fu scritta la Costituzione, la cultura ambientalistica oggi a noi familiare non c'era ancora. Però quando si è posto il grande problema ambientalistico, i problemi si sono posti negli anni 60, 70, 80, con una crescente drammaticità, non hanno cambiato la Costituzione per modernizzarla, non hanno fatto un nuovo articolo, magari con una commissione di 13, 15, 14 nominata dal Presidente della Repubblica, dal governo, da questo e da quell'altro. Hanno letto la Costituzione con attenzione e si sono accorti che l'ambiente, se non c'era la parola, ma c'era il concetto. La Corte Costituzionale, lavorando di filo sull'interpretazione, ha trovato l'ambiente senza la parola ambiente. E come l'ha fatto? Congiungendo l'articolo 9, che vi ho citato, con l'articolo 32 sul diritto alla salute come diritto dell'individuo e della collettività. Così la definizione costituzionale di ambiente della Costituzione della Repubblica Italiana, seppure non esplicitata nel 48-49, è la più avanzata del mondo. Questo dimostra la lungimiranza della nostra Costituzione, perché dobbiamo ricordare. Non meno importante è il legame fra la nostra Costituzione nella sua lungimiranza, ciò che io ritengo colpevole, voler cambiare a tutti i costi, radicalmente cambiare, come si sta cercando di fare adesso in modo sgangherato, il senso e la pregnanza della nostra Costituzione si collega moltissimo all'idea della nostra sovranità, all'idea della sovranità popolare e all'idea di una cittadinanza forte, di una cittadinanza che è puntata su un orizzonte di diritti del quale fa parte l'uguaglianza, la libertà, la democrazia, e in cui i diritti come il diritto all'istruzione, il diritto alla cultura, il diritto alla ricerca, il diritto alla tutela del territorio, del patrimonio, fanno parte di un orizzonte dei diritti che disegna una figura di cittadino molto alta, quella stessa che oggi è sotto attacco, perché lo smontaggio dello Stato a cui stiamo assistendo, lo smontaggio dello Stato, lo smontaggio delle istituzioni pubbliche è uno smontaggio che viene fatto consapevolmente per privarci dei nostri diritti, e dobbiamo ricordarci che i diritti, se non li conosci, non li difendi, e se non li difendi, li perdi. È quello che succede oggi. Vorrei dare un esempio concreto che ancora una volta illustra come certi processi di degenerazione, come certi processi di corruzione profonda dei costumi, della moralità, della vita civile abbiano attecchito in modo quasi uguale a destra e a sinistra. Vorrei parlare di una delle ragioni, certo non la sola, una delle ragioni per le quali il nostro paesaggio viene continuamente devastato. Una delle ragioni è la seguente. Sono gli oneri di urbanizzazione. Ad alcuni dei presenti il tema è familiare, ad altri no. Lo illustro brevemente, per coloro che non sapendo ancora di cosa si tratta, non avendolo ben presente, possono non comprendere la gravità del tema. L'onesto ministro Bucalossi, in una legge del 77, se ricordo bene, aveva introdotto una norma. Gli oneri di urbanizzazione sono ciò che io, cittadino, pago se costruisco una casa in un luogo dove bisogna dove il comune poi dovrà mettere la strada, l'acqua, la luce, il gas. Quindi devo pagare, logicamente, una cosa al comune, io, cittadino, io, costruttore, che faccio un condominio, devo pagare qualcosa al comune in modo che il comune poi faccia queste opere di urbanizzazione. Secondo la legge Bucalossi, le cifre, gli introiti che comuni avevano da oneri di urbanizzazione dovevano essere obbligatoriamente versate in un conto corrente a sé, che doveva essere un conto corrente separato e potevano essere usate esclusivamente per opere di urbanizzazione, come la parola dice. Così fu fino a quando un governo di centro-sinistra, il ministro Bassanini, uno dei più grandi smantellatori dello Stato, il ministro Bassanini
Io? Io no. Come? Ma non dica che ce l'ho messo io, che non, okay. L'ho messo il governo, lo ha rimesso il governo Monti, rinominandolo prima di scadere, per evitare che un futuro eventuale governo potesse non metterci. Ma questo è un altro discorso. Il ministro Bassanini che cosa fa? Con un governo, con una legislatura, alla fine di una legislatura di centro-sinistra, che era cominciata con il governo Prodi, poi con il governo D'Alema, poi il governo Amato, alla fine della legislatura, quando ormai era chiaro che sarebbe subentrato il governo Berlusconi a distanza di pochi giorni, non mesi, introduce una norma per cui i comuni sono autorizzati a spendere gli introiti da una urbanizzazione per la spesa corrente, cioè per pagare la benzina dell'auto del sindaco, gli stipendi dei vigili urbani, cosa giustissima da pagare, anche la benzina dell'auto del sindaco è giusta da pagare, per pagare la luce dei campioni, tutte cose giustissime, ma gli ordini di urbanizzazione non dovevano essere per quello. Bassanini fa questa cosa, cioè il governo di centro-sinistra fa questa cosa, dopo un mese il governo successivo, Berlusconi, il ministro Tremonti, taglia drasticamente i finanziamenti ai comuni. Che cosa succede? Succede che i comuni hanno una delle poche fonti di introito, non parlo poi di IMU e di quello che è successo dopo, una delle poche fonti di introito dei comuni sono gli oneri, gli introiti da oneri di urbanizzazione. Come fa un comune ad avere introiti da oneri di urbanizzazione? Urbanizzando spietatamente, devastando il paesaggio. Questo dimostra come lo smantellamento consapevole e pilotato dello Stato, con un accordo di fatto tra la sinistra e la destra, ci sta portando a non essere più i padroni, a non essere più i sovrani del nostro paese, che la Costituzione dice che siamo. Allora, ricordiamoci che siamo i sovrani del nostro paese, ricordiamoci che secondo l'ordinamento italiano che la Costituzione esprime, ci sono autorità molto importanti nel nostro paese, è molto importante il sindaco dei comuni, è molto importante il presidente delle province, è molto importante il presidente delle regioni, sono molto importanti il presidente del consiglio, i ministri, i presidenti del senato e della camera, è molto importante il presidente della repubblica, ma al di sopra di tutti questi c'è il sovrano, e il sovrano siamo noi. Solo per una di queste si spende quanto? 10 miliardi di euro, si è messo a bilancio 10 miliardi di euro, quelli che potrebbero servire a ricostruire L'Aquila, uno dei 20 capoluoghi di regione d'Italia. Siamo a meno di metà, in ogni caso, della spesa militare di ogni anno dell'Italia. Accanto alle devastazioni, che ci costano tutti questi soldi, le devastazioni materiali, ci sono anche delle devastazioni morali del patrimonio, e sono da quelle di cui si occupa, cerca di occuparsi il mio libro. Che cosa alludo? Provo a spiegarlo con qualche esempio. Il libro, Le pietre del popolo, è dedicato alla memoria di una mia zia che aveva fatto la terza elementare, una fiorentina per nulla colta, che però era stata, quasi da bambina, staffetta partigiana. E io ricordo che passando da Piazza della Signoria, sotto Palazzo Vecchio, che per lei non era un palazzo medievale, che per lei non era un'opera d'arte, ma era il palazzo del comune di Firenze, mi diceva la mattinella, che è la campana civica della Torre di Arnolfo, ci ha rifatto cittadini. Quella campana, quella torre ci ha fatto cittadini. Cioè, perché? Perché suonò quando l'ultimo nazista lasciò Firenze dopo l'occupazione, il giorno della liberazione di Firenze. Palazzo Vecchio, per quella generazione, anche per le persone che non avevano studiato, era il luogo che li aveva rifatti cittadini. La città era ancora quello per cui era stata fondata, era la polis, cioè la cura della politica intesa come comunità di cittadini e di eguali. Oggi il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che sembra la speranza della sinistra italiana, dice che quello stesso Palazzo Vecchio deve diventare l'epicentro, sono parole sue, di un nuovo marketing della città. Cioè il palazzo che ci aveva rifatto cittadini, oggi, in questa prospettiva, ci deve fare clienti.
clienti di un sistema consumistico che non vede in noi dei soggetti pensanti, dei cittadini maturi, ma vede qualcuno che deve comprare un prodotto. Quale prodotto? Per esempio la battaglia di Anghiari di Leonardo. Tutti gli storici dell'arte sanno che la battaglia di Anghiari non esiste più, fu un progetto fallito, sappiamo che colò a Leonardo, si distrusse, e nonostante le milioni di prove che ci sono di questo, Renzi ha voluto bucare gli affreschi di Vasari per provare a cercare un Leonardo inesistente. Perché? Perché ha detto: voglio le file di turisti anche di fronte a Palazzo Vecchio, non bastano le file di turisti di fronte agli Uffizi. Il progetto di Firenze è come una monocultura turistica senza nient'altro, che ci riduca a cittadini, che ci degradi da cittadini a clienti. E questo non vale solo per Palazzo Vecchio, questa purtroppo è la politica culturale che piega la Basilica Palladiana di Vicenza a set per mostre davvero da lobotomizzati come Raffaello verso Picasso, una mostra che non ha nessun senso, che non ha nessun contenuto. Fare profitto privato, perché il patrimonio pubblico viene messo a rischio anche materiale, non per creare profitto per lo Stato o per la comunità o per la tutela del patrimonio, ma per creare profitto privato, e non per creare un lavoro dignitoso, ma per creare una generazione di schiavi precari del patrimonio sottopagati e sfruttati. A questo serve. Questo è sono stato oggi a Palazzo Te, ma come si fa a distruggere Palazzo Te con una mostra senza né capo né coda? Della storia artistica nazionale, con dei tramezzi terrificanti che impediscono di vedere gli affreschi, con un contenuto imbarazzante, con una cozzaglia di opere che non hanno nessun senso messe una accanto all'altra. Che senso ha? Perché? Questo vale per la Cappella dei Principi a Firenze, recentemente ci sono stato, la Cappella dei Principi che è il Pantheon dei Medici, un luogo incantato, una chiesa consacrata dove ci sono i corpi dei granduchi, è tramezzata da una mostra che impedisce di vedere il monumento. Come facciamo, se queste sono le nostre scelte, a educare gli italiani al patrimonio? Com'è possibile? Questa povera zia illetterata, al contrario di chi ha in mano la politica del patrimonio artistico italiano, aveva un nesso profondo con la storia culturale del nostro paese. Nel 70 a.C. le città siciliane, saccheggiate da un governatore corrotto, qualcosa che ci suona, assoldano un giovane avvocato perché li difenda a Roma. Il governatore si chiama Verre, l'avvocato si chiama Cicerone. Cicerone fa quello che oggi fanno i pochi giornalisti che fanno inchiesta, una storia stella per esempio, va in Sicilia, ci sta più di un anno e indaga e scopre che Verre ha depredato le città siciliane, ha portato via il patrimonio artistico pubblico e privato e decide all'interno di queste verrine, di queste orazioni contro di lui, di raccontare tutte le malefatte di Verre. Dopo la prima, che è così violenta che l'avvocato di Verre, che è Ortensio, un altro principe del foro, un Ghedini del 70 a.C., consiglia a Verre di scappare e Verre scappa, ma a Marsiglia morirà, non a Mammet, morirà a Marsiglia in esilio. Cicerone, che era uno molto tignoso, si scrive tutte le altre verrine. La penultima, in ordine ascendente di gravità, l'ultima è sugli omicidi, perché Verre era andato a ammazzare un sacco di gente, la penultima è sulla distruzione del patrimonio artistico. E Cicerone dice: la cosa più grave che ha fatto Verre non è portare via Filia, Mirone, le altre opere d'arte dei siciliani che erano greci, di fatto, di tutti e di lì, ma è di aver scritto negli archivi pubblici delle città siciliane che queste opere lui non le ha rubate, ma gliele hanno vendute. È stata una privatizzazione, un'alienazione. Aveva fatto mettere a verbale che gliele avevano vendute. Cicerone dice: l'offesa più grave è che gliele avevano vendute anche per un piccolo prezzo, parco prezzo, come noi che svendiamo il nostro patrimonio artistico per un piccolo prezzo. Questa storia di Cicerone è una storia interessante, perché Cicerone spiega ai romani che le opere d'arte in Sicilia non sono solo ornamenta, sono monumenta, cioè sono strumenti della costruzione dell'identità civile e fanno parte di un progetto verso il futuro. Questa storia, per cui le opere d'arte non sono qualcosa di esornativo, ma sono qualcosa che ci rende cittadini, per cui non possono essere privatizzate e rubate, è una storia che attraversa tutta la nostra vicenda e arriva fino a noi, conosce alcuni momenti importanti. Dante, che accanto alla lingua delle parole mette la lingua delle immagini, Giotto accanto a Dante stesso, e arriva fino a noi costruendo che cosa?
cosa, un territorio che ci fa cittadini grazie alla sua azione morale. In Italia, che lo sappiamo o no, siamo italiani da secoli, non per diritto di sangue, non per ius sanguinis, ma per ius soli, per diritto di suolo, perché è il suolo, è il territorio, è la cultura che ci fa italiani da secoli. Con il sangue siamo una nazione mestizia, un po' altro. La parola nazione, il patrimonio della nazione italiana, siamo italiani per questo, e questo patrimonio può continuare a produrre italiani e cittadini se non violeremo, accanto alla sua integrità materiale, la sua funzione morale, che non è creare reddito privato, ma cittadinanza e bene comune.